Valeria Gordin, responsabile dell'area formazione di Infinitarea. Oggi siamo qui nella nostra struttura a Montebelluna, in provincia di Treviso, per incontrare Chiara Danese, che si occupa di design thinking e oggi ci presenterà questo metodo, consentendoci anche di sperimentare la sua applicazione concreta nel contesto delle politiche giovanili. Il design thinking è una metodologia progettuale che può essere utilizzata in qualsiasi campo, in qualsiasi contesto. L'idea del design thinking è quella di andare a risolvere dei problemi, delle esigenze per poter prendere le giuste decisioni, per poter fare proprio innovazione. La grande forza del design thinking è proprio quella di coinvolgere le persone in una prima fase, quindi di analisi, di ricerca, in una seconda fase dove poi vai a fare quindi ideazione, quindi dove vai a fare innovazione, e anche in una fase dove poi vai a testare queste idee, queste strategie, questi prodotti, questi servizi che emergono quindi da dei bisogni. Coinvolgere le persone in una fase di ricerca per andare a scovare quelli che sono i bisogni latenti che hanno le persone. A volte il loro coinvolgimento porta proprio ad avere delle soluzioni che sono vincenti. Dalla giornata del design thinking qui a Montebelluna mi porto via un altro modo di pensare, un modo di pensare che viene dal mercato, e a volte lavorando nel mondo sociale della cultura c'è anche bisogno di attingere ad altri approcci mentali. Spesso si fa solo quello che si sa. Aprirsi a nuove conoscenze non può che essere uno slancio verso cose nuove. La giornata di Infinitarea per me ha rappresentato un'occasione di miglioramento molto forte, molto viva. Ho apprezzato veramente l'ambiente, che stimola tantissimo la creatività e credo sia l'espressione, la parola, l'aggettivo del futuro, la creatività. Infinitarea vuole esprimere il nuovo paradigma dell'innovazione. Nasce nel 2015 a iniziativa di un imprenditore privato, Patrizio Boff, riprendendo i concetti di circolarità e sostenibilità, cambiando però paradigma da un'azienda che era manifatturiera, il capannone, tornato ad esprimere valori nuovi e innovativi. Crediamo fortemente che l'innovazione sostenibile debba partire dalla collaborazione, dalla contaminazione, e il luogo per fare questo è un acceleratore, un posto che permette alle aziende di contaminarsi presso gli spazi di Infinitarea, ospitando degli eventi aziendali piuttosto che contaminarsi con esperti e professionisti nel campo del digitale o dello sviluppo prodotto.